Ieri pomeriggio, all'ordine dei medici di Salerno, i giovani di 6 istituti superiori della città hanno esposto i risultati del loro lavoro di ricerca sulla prevenzione oncologica. L'evento, organizzato da tutti i Lions Clubs della città di Salerno in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Salerno, fa parte del Service Nazionale Progetto Martina. Parliamo ai giovani dei tumori, lezioni contro il silenzio. Era presente anche l'ideatore del progetto Martina, dottor Cosimo Di Maggio, insieme al past direttore internazionale del Lions Club International, dottor Domenico Messina, e alla professoressa Liliana Caruso, governatore del distretto Lions 108 YA. Oggi un bel service dei club salernitani, tutta quanta la zona di Salerno che si è adoperato e ha parlato del progetto Martina. Era presente il cosiddetto signor Martina, cioè l'ideatore del progetto stesso, il professor Cosimo Di Maggio, ed è intervenuto anche il past direttore internazionale Domenico Messina, che è anche rappresentante della LILT. È stato un incontro interessantissimo in cui si è ancora una volta dimostrato come questo progetto Martina sia tra i fondamentali dei Lions, che si basa su un format diffuso alla stessa maniera in tutte le scuole e in tutte le città d'Italia, un progetto interattivo in cui si parla ai giovani di tumori, ma in maniera positiva, cioè come prevenzione, come possibilità di evitarlo. I ragazzi interagiscono, tant'è che ogni anno questo progetto Martina si arricchisce. Oggi in particolar modo i ragazzi hanno presentato i loro lavori, che sono partiti dallo studio che hanno fatto e dall'analisi in classe, per una esposizione in PowerPoint delle varie tematiche problematiche che afferiscono al progetto stesso. È stato un momento di grande entusiasmo, di grande vita lionistica, che vedrà il suo prosieguo domani con il Lions Day che i club salernitani hanno organizzato qui a Salerno. Il progetto Martina, parliamo ai giovani di tumori, è sicuramente qualcosa di innovativo nel panorama nazionale rispetto a quella che è la tipologia classica degli interventi di educazione sanitaria e di informazione, perché di solito noi medici siamo abituati a cercare di dare dei consigli e a motivare questi consigli con le conoscenze scientifiche che abbiamo. In questo caso invece si vuole cercare di attrarre l'attenzione del pubblico più giovane, quindi in questo caso gli studenti di liceo e verosimilmente anche di quelli di scuola media, in quanto si ritiene che gli stili di vita si acquisiscono a quell'età soprattutto e che poi una volta acquisiti diventa molto più difficile modificarli. In questo modo i Lions in tutta Italia, partendo da un assunto che era quello che era una cosa utile, parlare ai giovani di una malattia che fino a qualche anno fa era ritenuta incurabile, innominabile, il maloscuro e quant'altro, siccome siamo oggi consapevoli che attuare stili di vita corretti, aderire alle campagne di screening e di prevenzione dei tumori permettono di ridurre il rischio di malattia, quindi di ammalarsi, ma anche di scoprire la malattia in fase precoce e quindi altamente curabile e guaribile, questo ci ha è stato il filo conduttore che ha portato tutti i Lions, in particolare dotati di conoscenze mediche, di andare nelle scuole e assieme ai giovani farli interessare e farli approfondire queste tematiche. Le percentuali di adesione sono state sorprendenti e i feedback e i riscontri che abbiamo avuto ci permettono di migliorare sempre più il nostro approccio e il modo di comunicare appunto con i giovani stessi. Questo speriamo di portarlo ancora più avanti per essere più capillari e per raggiungere più giovani possibili, soprattutto orgogliosi che è un'idea italiana che quando viene informato ad esempio il presidente internazionale di Lions Club International di questa iniziativa rimane sempre estremamente ammirato e si complimenta per un'idea che in altri paesi ancora non viene portata avanti.